Allora, intanto grazie per avermi invitato a parlare qui. Il tema su cui volevo intrattenermi per un po' è, diciamo, su alcune tendenze che ci sono state in anni più o meno recenti nel campo della storia della matematica e, se vuoi, più in generale, nel campo della storia della scienza. Sulla storia della scienza e la storia della fisica non vorrei dire molto, anche perché, insomma, ci sono qui alcuni che la sanno più lungo di me. E volevo soltanto ricordare che, diciamo, da una trentina di anni circa, sono immersi soprattutto nei paesi di lingua anglosassone i cosiddetti social studies, cioè una corrente che si è fatta strada soprattutto nel campo della storia della fisica, direi, e in cui appunto si privilegia quello che si chiama di solito il contesto in cui avvengono scoperte, teorie, ricerche e così via. Questa tendenza ha avuto poi un eco, per esempio, importante più che in Italia, in Francia. Ci sono stati appunto molti che hanno lavorato insieme a colleghi nordamericani. Allora, la prima domanda, se avete letto l'abstract che ho inviato, ho detto che avrei fatto una serie di domande più che avere delle risposte. La prima domanda è la seguente: questo tipo di tendenze che sono emerse, non vado a ripescare Kuhn, Pop, queste cose le lasciamo al tempo, ma insomma, le tendenze più recenti, tipicamente i social studies, hanno avuto una qualche rilevanza per la storia della matematica? Hanno avuto un qualche effetto? Hanno avuto una qualche influenza sul modo di fare storia della matematica e sull'atteggiamento dei ricercatori più giovani in questo campo? Questa è una prima domanda. E insieme a questa, naturalmente, un'altra domanda che si può fare ed è stata abbastanza discussa con interventi sulle riviste internazionali di storia della matematica è in subordine rispetto alle prospettive aperte dal lavoro di Lakatos, se ci sono rivoluzioni, sono state rivoluzioni nel campo della storia della matematica e che effetto hanno avuto per chi concretamente fa ricerca storica. Allora, tutti sapete che il campo privilegiato di questo tipo di storiografia non è certo la storia della matematica, non è certo la matematica, però, oppure c'è stata la fisica, il problema delle controversie e così via, però uno si può chiedere se anche nel campo della storia della matematica, la cosiddetta filosofia postmoderna, insomma, ha avuto qualche effetto. Allora, uno dei primi criteri quando si guarda alla ricerca storica, e che è stato poi, diciamo, privilegiato da queste tendenze che vi dicevo, è il problema della intersoggettività. Allora, anche in matematica ha senso parlare di intersoggettività, che poi vedremo nel caso della storia, per quanto riguarda per esempio le dimostrazioni. In realtà, secondo me, per anticipare quello che dirò nel corso di questa chiacchierata, se ha un senso parlare di cambiamenti di prospettiva, per non dire rivoluzione, questo riguarda non tanto gli oggetti della matematica, ma se volete la metafisica, per usare un termine settecentesco, riguarda le dimostrazioni, i criteri di rigore, riguarda queste cose, non tanto gli oggetti in sé.
teorema di Pitagora che dimostra Euclide alla fine del primo libro è ancora uguale a quello che si insegna oggi ai ragazzini, che si usa, non è che è cambiato. Che cosa è cambiato casomai? È cambiato il modo di dimostrarlo, tra i 150 quanti sono modi di dimostrare il teorema di Pitagora. Faccio un esempio banale, ma prendiamo due esempi più interessanti, se volete, due teoremi più interessanti. Uno è, appunto, visto che parlavo di Euclide, la dimostrazione che chiude il libro 13, che dice che ci sono 5, nello spazio tridimensionale, 5 solidi regolari e non più di 5. Euclide lo dimostra negli elementi. E poi l'altro teorema, un po' più complicato se volete, è quello di classificazione non tanto dei solidi regolari ma dei gruppi finiti semplici. Per chi non è matematico, sono certi gruppi che appartengono a certe classi, per esempio i gruppi ciclici di ordine primo, per esempio il gruppo delle permutazioni più pari di un insieme di n elementi n maggiore di 5, insomma questo tipo di... Poi ci sono un certo numero di gruppi cosiddetti sporadici, sono 26. Allora, questo teorema di classificazione che sembra dimostrato, dico sembra perché? Perché ha richiesto il lavoro di un centinaio di matematici, lungo più di un secolo. Le dimostrazioni sono sparse in, quanti ho messo qua, circa 500 articoli e 1500 pagine a stampa. Dopodiché si dice adesso che il teorema è dimostrato, il teorema di classificazione. Benissimo. Allora, questi due teoremi sono concettualmente diversi o in qualche modo confrontabili tra loro? Allora, dal punto di vista della intersoggettività, tutti capiscono che basta aprire gli elementi di Euclide e si capisce come dimostra Euclide il suo teorema. Ma una persona non va a verificare se il teorema di classificazione è giusto o no, perché c'è il nuncio, capito? L'ultimo gruppo sporadico è un oggetto che ha 10 alla 54 elementi, tanto per darvi l'idea di che cosa stiamo parlando. Allora, c'è una differenza, al di là della, appunto, soggettività o meno della verifica, c'è una differenza qualitativa fra questi due teoremi. Allora, a prima vista dice, ma sì, certo, il cubi tetraedri, sappiamo tutti cosa sono, invece è un oggetto che ha 10 alla 54 elementi, no. Ma uno potrebbe anche dire che anche un gruppo finito astratto ha un corrispettivo concreto, c'è un teorema di Kelly che dice questo. Quindi, in qualche senso, tutte e due hanno a che fare con oggetti, tra tutti e due i teoremi, hanno a che fare con oggetti ideali. Quali sono i gruppi? Allora, la differenza, se c'è, è affidata semmai alla prova, alla dimostrazione di questa cosa. E la dimostrazione coinvolge, capite subito quando pensate ad avere 10 al 54 elementi, coinvolge degli strumenti di, chiamiamola verifica più che dimostrazione, poi tra un attimo spiego in che senso, che 50 anni fa non erano a disposizione, tipicamente il computer. Alcune cose oggi si fanno col computer. Questo qui è un fatto semplicemente, come dire, ce ne andiamo qua uno davanti, è un fatto materiale, tecnico o ha delle implicazioni? Secondo me ha delle implicazioni, non credo di essere solo a pensarlo, dal punto di vista, appunto, delle concezioni prevalenti in matematica. Fino agli anni 70, grosso modo, la filosofia, se volete, la metafisica prevalente, largamente prevalente, era quella burbachista. Da mezzo secolo circa non lo è più, e non lo è più per tanti motivi. Uno dei motivi, secondo me non l'ultimo, forse anche quello decisivo, è stato l'avvento di calcolatori sempre più
veloci, sempre più potenti, e quindi l'emergere di una cosiddetta matematica sperimentale. Experimental Mathematics è anche un giornale, se non ricordo male, e certamente c'è una tendenza in atto. E allora, questa cosa qui, dal punto di vista della sovrastruttura, poi arriviamo alla storia, della sovrastruttura, che cosa ci dice? Ci dice che anche forse il concetto di dimostrazione in matematica sta cambiando, o è cambiato negli anni più recenti. C'è stato un dibattito sul bollettino dell'AMS, dell'American Mathematical Society, a proposito di questo argomento, sulla dimostrazione, morte della dimostrazione, tutto quello. Allora, qualcuno ha detto che, uno prima, Kate Devlin, magari qualcuno lo conosce, uno che tiene una rubrica, è un personaggio molto astuto, non è l'ultimo arrivato, teneva una rubrica sul bollettino. E secondo lui l'importanza della dimostrazione è destinata a diminuire, e dice fra 50 anni, questo dibattito avveniva alla fine del secolo scorso, quindi una quindicina d'anni fa, siamo quasi, ne manca 35 circa, vedremo molte più persone, dice Kate Devlin, far matematica senza dare delle dimostrazioni necessariamente. E invece un altro, sempre in quel dibattito, secondo me mi sento più vicino a questo che dice Steve Krantz, un altro americano molto bravo, che dice fare un disegno del teorema di rappresentazione di Riemann, che è quello che ti dice che è un teorema di variabile complessa, fare un disegnino della mappa di Riemann non vuol mica dire fare la dimostrazione del teorema di rappresentazione di Riemann. Quindi se il computer fa anche il disegnino dell'applicazione, però non è dare una dimostrazione. Allora, naturalmente ognuno è rimasto più o meno della sua idea. Veniamo adesso alla storia. Che cosa implica o ha implicato questo tipo di, diciamo, stato di fatto in matematica? Allora, la prima cosa banale, la storia matematica cos'è? È una disciplina matematica. Molti miei colleghi sarebbero dire di no, direbbero volentieri di no, però se uno si deve affidare più o meno alle, come si può dire, alle istituzioni, scopre che ai congressi internazionali c'è una sezione dedicata alla storia della matematica, ci sono conferenze invitate, insomma, di storia della matematica. Central Blatt Mathematical Review recensisce lavori di storia, quindi in qualche modo figura tra le discipline matematiche, però ha uno statuto particolare, insomma, è inutile negarlo. E se uno pensa che la storia della matematica sia semplicemente una branca della matematica, ne coglie solo un pezzo. Incidentalmente, visto che c'è scritto anche tendenze varie, future, cosa succede in Italia, voi sapete tutti che c'è le abilitazioni. Allora, nelle abilitazioni uno degli argomenti che viene usato tipicamente per abilitare o non abilitare ricercatori nel campo del quello che si chiama matematica complementare negli SSN del CUN, e questo è stato usato per esempio nelle ultime abilitazioni per dire sì, questa signorina o questo signore ha fatto delle cose, sì, è una produzione buona, eccetera, però il contenuto dal punto di vista matematico è modesto, per non dire insufficiente, e quindi ma niente abilitazione. Qui, allora, questa cosa qui è una cosa che è successa, che sta succedendo. Io parlo solo della storia matematica, ci sono invece i dati che hanno alzato molti lai sulle bocciature. Va detto che per la storia della matematica qualcuno è stato abilitato, eh? Invece mi pare di capire che invece la didattica della matematica, perché il settore disciplinare mette insieme didattica e storia della matematica, per la didattica mi sembra che invece le cose hanno andate molto peggio. Comunque sia, allora, un criterio
è che chi si occupa di storia, della matematica, deve anche, come dire, conoscere, parlare, entrare nel merito delle cose di cui fa la storia. Lo dico perché sembra una cosa banale, ma non è mica tanto, perché ci sono numerosi ricercatori o ricercatrici che collezionano articoli, eccetera, pubblicando carteggi, pubblicando documenti, pubblicando ogni sorta di reperto d'antiquariato matematico, e pensando che questo sia il lavoro dello storico. Cioè, il lavoro dello storico non è questa cosa qui. Cioè, questo è, come dire, il passo iniziale. Senza documenti non si va da nessuna parte, perché la storia non si inventa, si appoggia su delle basi materiali, ma non è sufficiente mettere insieme una raccolta di lettere, di carteggi, di cose, per dire che hai fatto un bel lavoro storico. Allora, uno potrebbe dire, ricordate, nel Settecento si parlava di matematiche al plurale, no? C'erano le matematiche, in francese è rimasto, in italiano no. Ma si potrebbe dire anche per la storia, ci sono le storie, nel senso, ci sono tante storie. Perché tante storie? Perché apparentemente, se voi appunto andate a vedere il Zentralblatt, il Review, eccetera, ci sono quelli che pubblicano carteggi, quelli che fanno biografie, quelli che pubblicano la storia di un teorema, quelli che, eccetera, no? Ce n'è per così. Quindi apparentemente va più o meno tutto bene, no? Più o meno, ma come si fa a dire a un giovane questo è un bel lavoro, devi fare questo tipo di lavoro, oppure questo è un lavoro che non si fa? Quali sono i criteri di rigore, se esistono dei criteri di rigore come esistono in matematica? In matematica si sa decidere se un teorema è dimostrato o no, in maniera non approssimativa, ma in maniera rigorosa. In storia, i lavori di storia, come si fanno a giudicare i lavori di storia se è un bel lavoro o no? Come si fa a dire a un giovane ricercatore, guarda, queste cose qui che stai facendo non ti portano a nessuna parte, sono, devi lavorare in una maniera diversa, eccetera. Mi premetto subito che non so darvi una risposta. Cioè, uno, nella mia esperienza di, come si dice, membro dell'editorial board di un po' di riviste, mi capitano continuamente dei lavori da dire se lo accetto o non lo accetto, eccetera. Se dovessi dire qual è il criterio in base alle quali, insomma, a parte alcuni, se uno dice delle cose sbagliate, insomma, a parte queste cose qui fattuali, qual è il criterio per cui questo è un bel lavoro o questo non è un bel lavoro? Non è così semplice da dire in due parole, insomma, non è perlomeno per me è molto difficile dire sulla base di quali criteri di scientificità, se non volete rigore, si deve o non si deve accettare un lavoro nel campo della storia. Intanto l'altra domanda è se ci sono dei criteri generalmente riconosciuti dalla comunità degli storici. Io credo di no, ma insomma. L'altra cosa che, quando ci si incammina su questo percorso, si scopre che anche nel campo della storia o del fare storia, il modo e i criteri sono di fatto cambiati. Se voi prendete per esempio una rivista che quando ero piccolo tutti dicevano il bollettino Buoncompagni è la Bibbia, cioè tu non devi andare a vedere gli articoli del bollettino Buoncompagni, così vedi come si fa a fare gli articoli, eccetera. Ora, nessuno adesso, io non ho mai detto ai miei studenti o ai giovani ricercatori di andare a vedere il bollettino Buoncompagni, perché sarebbe tempo perso, non ha nessun senso. Però, perché dico questa cosa? Perché l'idea era quella che, come si può dire, l'obiettivo primario dello storico era quello di descrivere nella maniera più neutra e oggettiva il contenuto di articoli, di libri, di teorie e così via. Io in queste due pagine che ho scritto ho citato un esempio
Allora, è un esempio di una... Allora, il Boncompagni era il fondatore famoso di questa rivista. Allora, il Boncompagni ha scritto un articolo di oltre... un articolo, chiamiamolo così, di oltre 280 pagine su... intitolato in questo modo: intorno a un trattato di aritmetica del padre Smeraldo Borchetti Lucchese, canonico regolare della congregazione del Santissimo Salvatore. Mai sentito, io non ho mai sentito questo signore, non mai. E questo, e Boncompagni ci ha dedicato ben 280 pagine, un lavoro assolutamente sprecato, da povero avrà lavorato tantissimo, ma insomma, ecco, non si fa così, nessuno oggi più farebbe una roba del genere. E se c'è qualcuno che non va a pescare lo Smeraldo Borchetti Lucchese, ma qualcosa del genere, e c'è, è meglio, secondo me, con Silvio Spassionato, che faccia qualcos'altro. E per dire, cioè, a parte il Boncompagni, la Bibbia ottocentesca della storia matematica è Moritz Cantor, non è citato neanche lì, che pure cita veramente l'universo mondo. Allora, certamente è un fatto necessario, forse c'è un'altra prima, come dire, restituire in qualche modo i testi del passato, però contrariamente a quello che pensava Libri, per esempio, le carte non parlano da sole. Se voi andate in un archivio e pescate delle lettere o dei documenti, questi non dicono niente da soli. E invece probabilmente 150 anni fa no, parlavano, comunque pensavano che parlassero. Allora, che cosa è cambiato, per tornare alla domanda che facevo prima? È cambiato l'atteggiamento di chi fa storia. È cambiato il fatto, cioè c'è in più, se volete, il fatto che oggi forse c'è una maggiore consapevolezza critica, c'è una maggiore richiesta di valenze interpretative. Quindi davanti a dei documenti uno si chiede: ma chi era costui, da dove viene, perché mai si occupa di queste cose, con chi lavorava, se lavorava con qualcuno, perché mai, che ne so, a Pisa sorge a un certo punto un gruppo di persone che fanno determinati lavori e non invece non a Torino o a Padova, cosa è successo? Allora, quando uno comincia a farsi questo tipo di domande, vi accorgete subito che in qualche modo risponde alla domanda che facevo inizialmente, cioè se quelli che ho chiamato per brevità e comodità social studies hanno avuto un qualche effetto. Da questo punto di vista sì, perché, come dire, io ho conosciuto in vita personaggi di grande levatura, tipo, per chi si occupa di storia della matematica, uno come Dugas, era un grande storico, uno che si è occupato di teoria degli insiemi, storia del... però nei suoi lavori su Dedekind, su Cantor, su Weiss, eccetera, le notizie di contorno del contesto sono rare, occasionali e non hanno nessuna rilevanza. Quello che ha rilevanza è la storia, una volta si chiamava interna della teoria, lo sviluppo interno della teoria. Questo certamente non è da trascurare, è importante, ma non è il solo punto importante da sottolineare. In altre parole, per dire in un altro modo, in maniera un po' più provocatoria se volete, secondo me oggi la cosa più interessante del lavoro di chi si mette a fare storia della matematica è farsi delle domande possibilmente intelligenti. Possibilmente intelligenti. E poi cercare di rispondere. In altre parole, non è sufficiente, questo lo dico soprattutto, poi vediamo alla fine, insomma, soprattutto per il futuro, se ci pensate un momento, non è sufficiente andare a cercare negli archivi sperando di scoprire chissà che cosa, anche perché per chi si occuperà di storia della matematica negli anni a venire, gli archivi più recenti non ci sono.
finita la storia di archivi. Da quando si mandano in giro email, nessuno scrive più lettere, quindi non c'è nessuna speranza di trovare, che ne so, quello che diceva o che pensava Perelman a proposito del problema della congenitalizzazione, della congettura di Poincaré, perché se l'ha pensato per conto suo, magari l'ha affidato a qualche email che è andata persa, e fine, insomma. Quindi anche il tipo di documenti che saranno affidati agli storici di dopodomani è molto diverso da quello dai quelli con i quali siamo stati abituati noi a lavorare, a ricercare. L'altra cosa che come si può dire è importante per chi si occupa di storia della matematica è il rapporto con la comunità, non tanto degli storici della matematica, poi ci arrivo tra un secondo, ma la comunità dei matematici. Anche qui, detto veramente molto rapidamente, negli anni 80, io sto parlando dell'Italia, ma non solo in Italia, credetemi, anche in Francia, in Inghilterra, in Germania, eccetera, negli anni 80 c'è stato un visibile e documentabile interesse da parte della comunità dei matematici per la loro storia, non solo la matematica italiana. In Italia è nato il bollettino di storia della matematica dell'Unione Matematica Italiana, e in Francia un po' dopo è nata la Revue di Storia della Matematica della Société Mathématique Française, in Germania idem e così via. Oggi credo di poter dire, senza tema di essere molto smentito, che la comunità internazionale dei matematici è molto, molto meno interessata alla storia di quanto lo era 30 o 40 anni fa. Questo mi sembra un fatto abbastanza evidente. E poi torno tra un momento sulle implicazioni per i giovani. L'altra cosa che invece c'è ancora per il momento è che i matematici hanno, in generale, non gli storici della matematica, attenzione, i matematici hanno una qualche idea loro di che cos'è la storia e come funziona la storia, e tipicamente quelli della mia generazione, anche quelli un po' dopo, se la sono formata sugli elementi di storia della matematica di Bourbaki, sul testo di Diodonné, a Brigitte di Histoire de Mathématique e cose di questo genere. Cioè c'è una maniera di concepire la storia che è tipica del matematico. Che sia bourbakista o no non ha una particolare rilevanza. Io vi faccio due esempi per spiegare che cosa voglio dire. Il primo sono due grandissimi matematici. Uno è André Weil. André Weil al congresso internazionale dei matematici di Nizza 1970 ha fatto una conferenza generale che si chiamava Come e perché la storia della matematica, e la sua tesi era sostanzialmente che, insomma, se adesso spero di trovare il passo, così ve lo cito con esattezza, ma insomma lo dico a memoria, che insomma se uno non conosce la teoria dei gruppi non riesce bene a capire che cosa c'è scritto nel libro quinto e settimo degli elementi. Quindi se invece uno conosce, allora è tutto chiaro. Allora, domanda: bisogna sapere la teoria dei gruppi per leggere Euclide in maniera propria? Un altro esempio invece è un signore che anche come Weil, entrambi sono passati la miglior vita, ma che comunque non era tutt'altro che bourbakista, anzi era ferocemente anti-bourbakista. Ed era Vladimir Arnold. Arnold ha scritto un paio di libri molto belli di carattere storico. In uno di questi, Arnold esamina il lemma 28 del primo libro dei Principia,
E dice questo lemma: non esiste alcuna figura ovale la cui area tagliata da rette tracciate a piacere possa in generale essere trovata mediante equazioni finite per numero di termini e di dimensioni. Non c'è nessun'area ovale. Se voi prendete delle rette parallele e la tagliate arbitrariamente, dice, non può essere trovata mediante equazioni finite per numero di termini e dimensioni. Commento di Arnold: nel principio ci sono due pagine di matematica pura che contengono, riguardo alla dimostrazione, questo non c'è dove ho prima detto, che contengono una dimostrazione topologica sorprendentemente moderna di un notevole teorema sulla trascendenza degli integrali abeliani. Allora, quell'enunciato che vi ho detto è il notevole teorema sulla trascendenza degli integrali abeliani di cui si parla. Ora, la dimostrazione, dice Arnold, è, cito, essenzialmente basata su qualcosa di equivalente alle superfici di Riemann di curve algebriche e pertanto era incomprensibile sia per i contemporanei sia per i matematici del XX secolo, cresciuti con la teoria degli insiemi e le funzioni di una variabile reale e timorosi di fronte alle funzioni di più valori. Questa è. Allora, se uno sa che non sono superfici di Riemann, se sa che cosa è un integrale abeliano, eccetera, tutto ciò è vero. Ma la domanda è, aiuta molto a capire cosa faceva Newton il fatto che questo teorema sia un teorema che riguarda gli integrali abeliani che si dimostra, eccetera, eccetera? Secondo me no, non aiuta minimamente. Perché anche il povero Newton, che pure lo sapeva lunghissima ed era bravissimo e geniale, non pensava certamente in quei termini. Non solo, ma se uno dice, ecco, allora l'idea dell'integrale abeliani, eccetera, eccetera, si trova là, e appiattisce tutto 200 anni, no, 200 no, ma insomma quasi, 150 almeno, di storia della matematica in un'affermazione apodittica che non dice niente, voglio dire, allora, cioè, non è vero niente, non succede così, non è così che si legge in passato. Questo mi dà, e poi finisco, questo mi dà il destro, come si dice, per toccare un altro argomento che anche questo era è molto popolare tra i matematici, lo era anche fra gli storici, ma fino a un certo punto, e adesso, insomma, una delle cose che si dice ai giovani ricercatori è: per favore non parlate di precursori, non parlate di precursori, astenetevi dal precursore, anche perché è una roba assolutamente, che non aiuta a comprendere, non aiuta a comprendere il passato. Perché uno è precursore sempre ex post, Archimede è precursore del calcolo integrale, ma il povero Archimede tutto aveva in mente tranne che fare il precursore, insomma, lui faceva, calcolava la superficie del segmento parabolico e il volume del cono inserito, insomma, tutto aveva in mente tranne che ovviamente il calcolo integrale. È soltanto ex post che uno legge nel passato quello che gli pare. E questo non è un grande esercizio stimolante, insomma, no? Perché ammesso che dice benissimo, allora è un precursore, e allora mi dice qualcosa di più su come ragionava Archimede, su perché mai si occupava di certi problemi, su quali erano i metodi dimostrativi, perché usava il metodo di esaustione di Eudosso e invece in maniera euristica usava l'idea che le figure sono composte da un'infinità di segmenti paralleli e cose di questo genere. Però non era una dimostrazione, lo dice, guardate, così ho trovato un teorema, però questa non è una buona dimostrazione, tant'è vero che ve ne ho data una che vi piace, che siete tutti soddisfatti ed è quella rigorosa, eccetera. Allora, se fosse così non ci sarebbe nessun bisogno di tutto questo tipo di osservazioni, no? Ora, un'ultima cosa, tra l'altro, visto che siamo in Italia, noi avevamo uno specialista di precursori
e soprattutto italiani naturalmente, che era Ettore Bortolotti. Ettore Bortolotti è stato uno storico della matematica, morto 70 anni fa, secondo il quale non soltanto molte cose della matematica in giro per il mondo sono nate in Italia, ma non in Italia, ma a Bologna. I numeri complessi sono nati lì, le serie di Mengele sono nate lì, Cavalieri, l'integrazione è nato a Bologna, eccetera, eccetera. Cioè, praticamente lui era di Bologna, immaginato, e quindi... Ecco, no, sembra una caricatura, però questo signore, cioè, voglio dire, era un rispettato storico della matematica. Allora, le ultime osservazioni per concludere. Abbiamo detto, per favore, non parlate di precursori, ma allora possiamo parlare di continuità o di discontinuità nella storia. Quando si guarda indietro, quando i matematici o i giovani che si mettono a fare storie guardano al passato, cosa devono fare? Continuità cosa significa? Significa che, in qualche modo, come diceva André Weil, i gruppi, e lui non lo sapeva, ma già pensava in termini di gruppi, noi siamo arrivati, abbiamo scoperto e abbiamo spiegato a lui che cosa fare. Oppure ci sono delle discontinuità, come ipotizzava Kuhn. Da un lato. Dall'altro, il... a seconda dell'atteggiamento che avete, qual è il linguaggio con cui si raccontano le cose del passato? È il linguaggio dei matematici del tempo o è il linguaggio nostro? Si usano i gruppi, come dice André Weil, o si usa la geometria sintetica come facevano loro? O si fa una combinazione dei due abbastanza, come si può dire, sveglia e stimolante. Voi capite che il linguaggio, poi dopo ce lo spiega Massimo, il linguaggio non è neutro. Quando voi raccontate o scrivete un articolo di storia e usate il linguaggio moderno, insomma, in qualche modo, non dico che travisate, ma rischiate perlomeno di travisare, perché il linguaggio è carico di significati impliciti. E quindi a seconda del linguaggio che voi adottate, vi portate appresso non soltanto quello che volete descrivere, ma anche quello che lui significa di suo. Se parlate di integrale, cioè, potete dire anche che Archimede e faceva delle cose che oggi si fanno col calcolo integrale, ma quando dite integrale intendete già una certa roba e quindi il lettore è portato a pensare in un certo modo e non più a Archimede. Però a chi vi rivolgete? Se vi rivolgete ai vostri colleghi del dipartimento della porta accanto, se non usate un linguaggio comprensibile per il matematico, avete poche speranze di essere eletti. Non solo, ma di passare alla presentazione. E però capite che non è indifferente, perché proprio il vostro interlocutore in generale, per chi fa storia della matematica, è la facoltà di scienze, diciamo, cioè non è la facoltà di filosofia. Mi spiace, ma insomma, ci sono anche molti storici della matematica di formazione filosofica, per carità, di tutto questo mondo, la storia della scienza, cioè, va benissimo. Però l'interlocutore privilegiato del giovane o non meno giovane ricercatore di storia della matematica non è il collega che per noi a Milano sta, come dire, matematica sta in via Sardini a Città Studi, con fisica, astronomia, eccetera. Non sono quelli che stanno in piazza Santo Stefano, in sede centrale dove c'è filosofia, non sono là i nostri interlocutori, stanno invece in via Celori dove c'è fisica, stanno in via Sardini dove c'è matematica, stanno lì, stanno in piazza Leonardo dove c'è il Politecnico,
Sono questi i nostri interlocutori, voglio dire, degli storici della matematica. Anche se, l'ho detto all'inizio, lo ripeto, anche se scrivere un articolo di storia c'è anche una componente, se volete chiamare retorica, ma insomma deve essere una roba leggibile anche con un certo piacere, non essere una roba... No, per cui anche se uno scrive bene è anche meglio, insomma. Però non è necessario, ma aiuta, come si dice, no? Allora, per chiudere, visto che vi ho già inflitto ben 40 minuti, 40 e passa, qual è secondo me la conclusione, la prospettiva in cui ci si colloca? Quando ho detto se si parlava di continuità nello sviluppo, allora in matematica quando si parla di continuità ci sono perlomeno due concetti, una nozione globale di continuità e una nozione puntuale di continuità. Si dice che una funzione è globalmente continua su un intervallo, ma invece è continua in un punto e poi magari in tutti i punti dell'intervallo, oppure è definita su un dominio e poi per prolungamento analitico si estende. Allora io penso che si possa parlare di continuità in qualche senso facendo appello appunto a questa metafora di tipo matematico. Immaginate di avere una superficie ed immaginate di avere un punto sulla superficie. Quello che voi studiate è anche una linea che passa per quel punto, che sta sulla superficie. Quello che voi studiate di solito è un intorno del punto, magari sul piano tangente, non proprio sulla superficie, sul piano tangente. Se poi dovete andare avanti lungo la linea, prendete un punto abbastanza vicino e anche lì c'è un suo piano tangente dove studiate, che cosa succede, però dovete raccordare i due piani se volete dire qualcosa di sensato sulla linea che unisce quei due punti. Quindi quello che si fa secondo me quando si parla della storia della matematica è in qualche modo fare questo tipo di operazioni, cioè cercare di raccordare delle indagini che sono necessariamente di tipo locale, perché se uno si occupa di un teorema, di un risultato, di un signore, eccetera, si occupa localmente di lui. Raccordare questo lavoro locale con gli intorni che ci sono vicino, lungo questa linea è più o meno continua, magari poi ogni tanto ci sono dei punti singolari, ci sono delle biforcazioni, allora non c'è il piano tangente, insomma il mondo è più ricco di quello che uno non pensi, diceva... Va bene, visto che la sapete così lunga, io mi fermo qui e vi ringrazio. Però penso che ci sia tempo per delle domande, anzi fate qualche domanda, la posizione di questo professore è stata abbastanza forte, quindi poi dov'è? Angelo? Sì. No, ti ringrazio perché essendo un fisico credevo che poi ti addormentarmi, invece sono perché rimasto, parlavo forte, va. Sono rimasto molto attento. Ti ringrazio per la bella relazione. Sono un po' perplesso però sull'ultima parte, se ho ben capito, ma ti sei risposto molto rapidamente, quindi potremmo poi discutere con calma sulla storia dei precursori. Perché, vabbè, la parola posso anche cambiare, ma per me la ricerca del precursore è interessantissimo, perché non tanto per l'individuo, non me ne frega niente di Archimede individuo, quanto per l'ambiente e le circostanze che hanno prodotto un Archimede. Quindi Archimede per me non è il propulsore del calcolo integrale, eccetera, è colui che ha usato nella sostanza il calcolo integrale, magari ne discutiamo, non sono la tua altezza, ma qualche idea ce l'ho. Integrale definito parliamo, non certamente definito, riconosciuto da Alfa, Robbo, premi Nobel, eccetera, anche recenti su questo. Diciamo,
ma per me la ricerca del precursore, chiamiamo come vogliamo, è importante, è perché è la ricerca di un determinato meccanismo storico. Non è un caso che Galileo nasce nel Rinascimento, non è un caso che Archimede nasce nel periodo del declino dei pitagorici, e non è un caso che diciamo c'è stato il Medioevo, questo voglio dire. Quindi sì, premetto che non ho capito bene, perché è molto sintetico quello che hai fatto sui precursori, ma io manterrei la ricerca dei precursori, appunto come ricerca di momenti storici e di contesti deterministici, diciamo, in qualche modo, che hanno giustificato una tale idea. Sì, sì, no, ma io su questa cosa qui, tutto quello che hai detto, sono d'accordissimo. Non vale cosa c'entri il precursore. Ok. Cioè, è vero che Galileo nasce in un certo periodo, sì. Cioè, ma cioè, il precursore vuol dire che Galileo è stato il precursore di Einstein, per dirne, nella relatività ristretta. No, questo nessuno lo dice. No, ma hai capito in che senso. Cioè, non sono d'accordo. No, certo che non sono anch'io. Però dico, a parte la parola precursore, per me ha un significato una ricerca, diciamo, delle condizioni storiche che hanno prodotto poi i teoremi di statica di Archimede. Sì, sì, no, questo va benissimo. Qualche altra domanda? No, più che una domanda o una riflessione da... Io non sono un matematico, studio fisica, non sono nemmeno un ricercatore, quindi ancora mi devo laureare in magistrale. Quindi... No. L'idea che avevo era che forse potrebbe essere un buon modo di cercare risposte a tutte le domande che lei ha posto, anche guardare ad ambiti che sono diversi da quelli della matematica, della fisica o della storia delle scienze esatte. Cioè, questi penso che i problemi che le ha sollevato sono problemi di qualunque storico, di qualunque, diciamo, ambito del sapere, della cultura che noi possiamo immaginare. E in particolare stavo pensando a Foucault, a Michel Foucault. In Le parole e le cose, Foucault fa un lavoro che va molto nella direzione che lei ha indicato, cioè per esempio la questione degli archivi. Non solo in Le parole e le cose, anche in altri lavori. Tutti i materiali a cui attinge Foucault per riscrivere la storia di vari ambiti, diciamo, sono materiali che erano lì, sono sempre stati lì. E lui è con uno sguardo diverso che li ha riportati e gli ha fornito un significato diverso. Quindi in questo, diciamo, va esattamente nella direzione che diceva lei. Ma soprattutto la questione dell'anacronismo, cioè quando è che un certo pensiero è diventato possibile? Quando è che è stato concepibile una certa idea? Questa, se credo, sia la direzione da prendere, nel senso di quando si guarda Archimede e si parla del calcolo integrale, io penso sia più un problema di chi studia oggi, che non è capace di uscire, no, non è capace, però, non voglio dire capace, però insomma la tendenza è quella, noi, di non riuscire ad uscire da quello che è il nostro linguaggio, il nostro pensiero, e quindi inevitabilmente riconduciamo a noi qualcosa che ci ha preceduto, laddove invece, come diceva lei, ovviamente non poteva avere in mente Archimede il calcolo integrale, cioè una cosa completamente astorica. E quindi niente, questa è, diciamo, l'idea, quella di vedere come anche in altri ambiti questi problemi sono stati affrontati nell'ambito della storia delle idee, della storia di altre discipline, perché io credo che non siano problemi strettamente propri della storia della materia. Il problema della matematica o della fisica è che sono ambiti in cui si può delineare un progresso, cioè esiste un criterio per denotare il progresso, laddove magari in ambito strettamente filosofico, per esempio, la cosa è più fluida, non è più difficile dire dove c'è un progresso. Però questo aspetto, secondo me, non cambia la natura del problema. Sì, sì, no, vabbè, io non avevo mai pensato a Google, mi fa piacere che sia venuto in mente questo tipo di parallelismo.
Sì, probabilmente è vero che non riguarda solo la matematica. Io ho fatto l'esempio, cioè, di questo mi occupo, della matematica, perché secondo me ha una peculiarità che risiede anche nel fatto, non solo, ma anche nel fatto che l'oggetto di chi fa storia la matematica è la matematica, e quindi occorre, secondo me, anche una... non c'è bisogno di essere grandi matematici, ma insomma, devi però sapere abbastanza matematica, non solo per, non solo per capire quello che, il testo che stai leggendo, ma perché io ho citato Arnold? Perché secondo me quello, quando io ho letto quella roba lì, ho ripreso, io quella, quell'emma lì l'avevo già letto per conto mio, non ho mai pensato a, a quella cosa. Quando Arnold mi ha detto questa cosa, mi si è accesa la lampadina, dice, ma tu pensi, guarda, cioè, capito cosa voglio dire, nel senso che una lettura di questo genere ti può far pensare, ti illumina, se però sei dentro, cioè conosci il linguaggio, conosci l'argomento di cui si sta parlando. Per questo la matematica secondo me è anche un po' peculiare rispetto ad altre discipline. Io dopo che la riflessione di Arnold getti più luce su sulla teoria di Arnold che non sulle mani di Newton, questo vabbè, questo è oggetto di discussione. Sì, per carità. Un'altra domanda, se prima. Posso, una perplessità che ogni tanto riemerge, premesso che sono d'accordissimo con te su quello che hai detto a proposito ancora del precursore, tuttavia questo mi capita anche quando insegniamo, no? Credo che sia capitato a tutti, e non soltanto quando insegniamo, quando anche facciamo ricerca, in fondo noi leggiamo sempre la storia con gli occhi del presente, e quindi forse pensare per precursori fa anche parte un po' di noi ed è quello da cui ci dobbiamo liberare. Però anche dovremmo essere coscienti che in qualche modo abbiamo un interesse presente, per cui il nostro sguardo è orientato. Quindi tu come risolveresti? Io ti ripeto, sono molto perplesso. Cioè, è una buona metafora quella del precursore, fatti tutti i distinguo dal caso, dal punto di vista perlomeno didattico, retorico credo di sì, perché se dovessi presentare la mia ricerca, per esempio, non so, su Boscovic, io non ci credo che Boscovic è un difensore delle teorie del tutto, però se la devo presentare perché mi diano un grant, beh, dipende dove la presento, perché magari così la prendo, però questa è una questione retorica. Ma dal punto di vista didattico, secondo te è uno strumento che può essere utile oppure è qualcosa da abbandonare? Facciamo così, prima di rispondere una premessa che forse non ho detto prima, non so. Cioè, lo storico, non so, non può far finta di non vivere nel suo tempo, non può pensare di essere contemporaneo di Newton, insomma, no? E scrivo appena dopo, no? Non è così. Quindi non può pensare di non avere degli occhiali del suo tempo con cui leggere il passato, questo è impossibile, no? E quindi non può neanche semplicemente, come dire, ridare oggi quello che faceva Newton, tanto per stare nel caso di Newton, ripresentarti Newton come lo faceva Newton, ma non c'è mai bisogno, basta leggere Newton. Dal punto di vista, quindi, premesso che questi occhiali noi ce li abbiamo per forza, perché viviamo adesso e non all'epoca, e cosa succede? Che quando tu poi devi raccontare e presentare delle cose in una classe o scrivere un articolo per qualcuno, eccetera, intanto, appunto, la prima cosa che io chiedo sempre, dico sempre ai miei libri, è per chi lo stai scrivendo? Perché? Per quale rivista, eccetera. Stai facendo una lezione, un seminario per degli studenti, stai facendo un articolo di ricerca e così. E dopodiché adatti il linguaggio, cioè non c'è una regola canonica secondo me che ti dice si fa così sempre,
Però se tu stai facendo una lezione degli studenti e dici: ragazzi, sapete cosa? Avete studiato gli integrali? Benissimo, adesso vediamo un signore che non faceva, non conosceva gli integrali, già però calcolava le aree. Oggi lo faremo con gli integrali e una volta ti facciamo un altro. Insomma, capito? Senza stare a spiegare chi è il percussore. Adesso ci dobbiamo regolare, forse l'ultima domanda, proprio fare lui la domanda. Bellissima, una domanda molto veloce. E devi andarci alla prima parte del tuo talk, quando hai accennato alla prevalente atteggiamento oggi, o almeno per un certo periodo, le mie letture sono recentissime, ma penso a personaggi tipo la Daston, questi che hanno sottolineato il momento sociale, eccetera. Ora, a me è piaciuto molto il discorso che hai fatto, perché sottolineavi continuamente che c'è una rigidità dell'oggetto matematica che richiede, che ha certe esigenze per poter essere avvicinato. La domanda è: ma non hai la sensazione che oggi in qualche modo questa rigidità e forse in certi casi anche l'oggetto sia un po' scomparso in questo profluvio di studi? Ah beh sì, certo, perché ci sono un sacco brutto, se posso dire, negli Stati Uniti. Sì. E in parte anche, ma i francesi no, va detto, no. Perché i francesi sono stati molto americanizzati nel caso di storia della scienza, invece che in storia matematica sono molto alla Dugac, insomma molto, capito, legge di l'oggetto, quello che si chiama rigidità, fanno le edizioni di D'Alembert, fanno questi lavori qua. Se tu prendi la linea di storia di matematica è molto interna, se vuoi, molto. E invece no. Ecco, ma non è un atteggiamento pericoloso? Assolutamente, assolutamente, ma certo, no, certo. Sfondi delle porte aperte. No, volevo capire se è il trend prevalente. No, secondo me sta un po', sta cominciando a passare. Cioè, sono stati quelli della più o meno nostra generazione che sono stati un po' influenzati da questa cosa, ma adesso, siccome la storia, l'ultima annotazione per i giovani ricercatori, la storia matematica almeno in Italia sta estinguendo, quindi non c'è molto da fare. Si estingue tutto. Però. Non c'è problema di. Ce ne saranno 3 o 4 adesso, non so. Beh, non esageriamo. Beh, no. 10. 10, no. Sì, no, ma rispetto a quelli che ce n'era nella storia della fisica era ancora peggio, vedo comunque. Ecco, va bene. Grazie. Grazie a te.